Buongiorno ragazze, come state? Allora, nel video precedente che vi lascio qui giù nella descrizione, vi ho fatto vedere, vi ho parlato dei prodotti di Carsmith. Li ho provati insieme a voi, insomma andate a vedere giù se vi interessa. Se mi seguite anche su Instagram saprete che Camilla è venuta a trovarmi in negozio. Ho fatto il taglio sia a lei che alla bimba e quindi abbiamo registrato un video in cui vi faccio vedere come si svolge l'appuntamento quando voi venite in salone su da me. Ho dovuto fare il video in questo modo perché in questi giorni non sono stata troppo bene con la voce e quindi in realtà neanche adesso un po' si sente, però riesco. La prima parte del nostro appuntamento consiste in una consulenza, quindi mi fai vedere i tuoi capelli, mi parli della tua routine, quindi cosa fai da quando lavi fino a quando asciughi, mi dici cosa non ti piace dei tuoi capelli, il taglio che vuoi fare, insomma tutte queste cosettine qui, in modo che andiamo un po' a migliorare la routine, scegliamo i prodotti che secondo me sono più adatti per te e quindi io ti do la routine che io farei se avessi i tuoi capelli, ok? E quindi andiamo un po' a modificare la tua routine e migliorarla un po'. Io su di lei ho utilizzato i prodotti Divina, ma in realtà io li utilizzo sempre su tutte le ragazze ricce che vengono in salone. Poi, dopo aver deciso routine e taglio, andiamo fuori per la foto di routine, quindi la foto del prima. Mi sembrava strano questo un prima, oddio, erano veramente già bellissimi. Allora andiamo a fare il lavaggio. Ragazzi, per quanto riguarda il lavaggio, io ho utilizzato su di lei lo shampoo purificante, quello di Divina. Tra l'altro vi lascio qui giù nella descrizione la nuova promo, quella primaverile di Divina, interessantissima, perché si possono fare delle sostituzioni, massimo due sostituzioni, scrivendo nelle note tolgo, ad esempio, tolgo il gel custard, aggiungo gel styling. Si può fare questo per un massimo di due prodotti, non si può scegliere il plopper e nemmeno i flaconi maxi. Quindi andiamo a fare il lavaggio. Io qui ho utilizzato, dicevo, lo shampoo purificante, che mi sta piacendo veramente tantissimo, mi piace tanto 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 e lava veramente bene. Per quanto riguarda la situazione di Camilla, ragazzi, io in realtà sono rimasta un po' interdetta, ecco, quando ho visto i suoi capelli, perché me li aspettavo completamente diversi. Li aspettavo con una porosità sicuramente più alta e anche, cioè, non me li aspettavo neanche così belli, vi dico la verità, perché dal vivo sono il triplo più belli e adoro. Vado a pettinare poi con il balsamo, quindi ho fatto shampoo purificante e balsamo e ho pettinato con la Tangle Teaser per togliere un po' tutti i nodi, però si districavano comunque facilmente. Quindi ho continuato un po', prima giù, poi sono salita verso su. Sono veramente tanti, tanti, tanti capelli, bellissimi, bellissimi. Mi piacciono tanto, tanto, tanto. Quindi iniziamo a, dopo aver sciacquato, ovviamente, iniziamo a fare il taglio. Io faccio il taglio, ragazze, sempre a capelli bagnati, mi piace tanto, non credo che ci sia un giusto e sbagliato per quanto riguarda il taglio, nel senso che non è sbagliato farlo asciutto, non è sbagliato farlo bagnato, e l'importante è sapere cosa stai facendo, viene bene in entrambi i casi. In questo modo sicuramente il taglio è più preciso. Ovvio, devi magari stare attenta a un po' più di cose, però viene molto più preciso e mi piace veramente tanto, 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 tanto. Qui Camilla fa le storie, fa i selfie. Vedete, tra l'altro, nel suo profilo Instagram, Mimmi dietro. Dopo aver messo gel custard con raking, un po' di mousse con raking, faccio scrunch.
avevo un po' paura, vi dico la verità, perché insomma in quel momento c'erano circa 60.000 persone che stavano aspettando il mio risultato e quindi ero un po' in ansia, vi devo dire la verità. Però insomma faccio scrunch, faccio scrunch. A questo punto faccio sia a testa in giù che da un lato che dall'altro e poi vado ad asciugare dopo aver fatto un leggero microplopping. Scusate se non ho ripreso tutto, 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 però ragazzi non ero io a riprendere. E, insomma, un po' nel caos generale, bello, però c'era un po' di caos, qualche pezzo mi è sfuggito, quindi vado ad asciugare sempre un po' a testa in giù, un po' da un lato, un po' dall'altro lato, e pregando, pregando qui saluto, facendo finta di essere rilassata. No, scherzo, cioè stavo bene, però comunque avevo un po' di ansia perché, come sempre, appunto, volevo fare un bel lavoro. In questo caso avevo un po' più di ansia, appunto, perché c'erano più persone che stavano aspettando il mio lavoro e quindi, insomma, ragazze, finisco di asciugare, velocità 1, temperatura 1. E nulla, vi faccio vedere il risultato. E fatemi sapere voi qui giù che cosa ne pensate. Siete pronte? Aiuto! Ed eccoli qua, bellissimi, secondo me. Per quanto riguarda la definizione, mi piace tanto, forse tornando indietro metterei un po' meno leave-in, ho dimenticato di dirvelo, sì, ho messo anche il leave-in prima del gel custard, meno leave-in e un po' più di gel, poco poco, però bellissimi. Fatemi sapere se piacciono anche a voi. Ciao ragazzi, un bacione, ciao!